Ah, senti chi c'è, Antonio Cassano. Che ha detto? Eh? Che hai detto? No, parlavo di un discorso che stavamo facendo su quando veramente quella cosa che io non c'ero quella volta là. Ecco, vabbè, ok. Senti, Antonio, complimenti. Stasera ho letto che sei stato convocato, allora giochi. Chi? Come chi? Tu giochi. Quando tu? Stasera. Ma con chi? Con il Siena, contro il Siena. Sì. E ma cos'è, una cosa per finfo, scapoli a mogliacco? No. È una partita proprio. Cioè... Non mi hanno detto niente. Che ne so. Non mi hanno detto niente. Sui giornali c'è. Ma vabbè. Sì, è vero. Per me? Sì. Ma mo cazzo. No, ecco, diciamo, ecco. Non mi hanno detto niente, ma tu dici giocano stasera, vero? Sì, stasera. O la sera, gioco. 20 e 30, sì. Eccoci, come fanno a vedere di sera? Come fanno? Ci sei illuminato il campo. Ma cioè. Davvero, da qua? Da un po' di tempo ci sono i riflettori. Ma stasera, ma come c'è la finale dell'Isola dei Famosi? Vabbè, ma scusa, ma che ne so io, no? Ma scusa, ma che genere è questo del calcio? Scusa, allora, poi dice il calcio è marcio. Sicuramente, certamente che è calcio. Se uno fa il calendario del calcio, sì? Quando c'ha la casella con su scritto Roma Siena e mi vedi che su Rai 2 c'è l'Isola dei Famosi, me la sposti, vai là. Certo, figurati. Ma che genere è? Certo. Senti, ma no, comunque stasera... Se guardano Sorrisi e Canzoni e poi fanno il calendario. Guarda, alle 8 e mezza... Ma come Sorrisi e Canzoni? Non mica bisogna essere un genio. Senti... Poi, pur del negro ci arrivava. Vabbè, comunque sta di fatto che stasera alle 8 e mezza c'è la partita. Guarda, a me basta che mi convocano. Sì. Entro le 8 e 20. Perché? Io, secondo ci metto, voglio... Io prendo la mia... Ferrari. Sì. Arrivo all'Olimpico già vestita e mangiata. Certo. Hai capito? Meglio entro l'otto un quarto, però. Perché? No, è che stasera forse sono a Bari. Allora 5 minuti prima. 5 minuti prima, va bene. Senti, ma lo sai che partita è? No, non lo so. È la Coppa Italia. Cosa? Come cosa? La Coppa Italia. La Coppa Italia. Hai detto la Coppa Italia? La Coppa Italia. Hai detto proprio la Coppa Italia? Sì, Coppa Italia. E non mi esce la parola Italia. Solo la P. Chi mi devo perdere? Io? Allora, dovrei perdermi. Sì. La finale dell'Isola dei Famosi. Io sono un tifoso di Capirbedi. Ecco, lo so. Lo voglio dire. Ok, allora, Cassano tifa per Capirbedi. Esatto, che mi ha fatto passare un'infanzia a furia di tigri squartate che io veramente... certo. Quindi, ma non è questa la accusa, voglio? Cioè, mi devo perdere la finale dell'Isola dei Famosi per un turno di Italia? Sì, c'è cioè un turno di Coppa Italia. Ma non va a loro, Baldi, Baldi. Se posso, te lo faccio. Io sai che faccio al limite stasera? Mi porto il cellulare nei pantaloncini. E gioco con l'auricolare. E allora? Così che insomma tu mi chiami. Ah, sì, va bene. E mi dici almeno chi ha vinto. Sì, hai capito? Ti informo io, va bene. Non vorrei che vincesse quello spagnolo lì, capisci? Muniz lì. Esattamente, mi è difficile. Vabbè, senti, io adesso devo andare sulla Firenze-Bologna che c'ho... Ma perché vai sulla Firenze-Bologna? Ho sentito l'onda verde, e ha detto che, se, che c'è ghiaccio tra Barberin dal Mugello e Ron Blech. E allora? Ronco Bilaccio, non Blatch, come lo dici tu. È Ron Blatch. Vabbè. E allora che fai? Mi prendo la Ferrari e mi faccio questi bei 30 km di testa a coda. Ma non si fa, sono cose che non si fanno, dai, e Antonio. Allora? Come allora? Non si fa. Scusa una cosa. C'è l'ospite che ride, sì. Hai mai visto per caso tu un cartello sull'autostrada con scritto vietato fare il testa coda sulla Firenze Bologna? No. E allora? Grazie Antonio Cassano. È partito con la Ferrari. Ma...